tiempo de si escuchar de mí es cuando te guardaste tu puro me guardaba con luce que me estudiaba tu te mosso que faceva si innamora de mí ma siendo ma non c'è pensa e torna nada vuoto braccia que si innamora de mí ma siendo ma e torna da volta ad un chilo che daccio di te fa che daccio di te fa si pelle non lo saccio ma faccio a te guardare te voglio bene ancora ma se dice un po' di e intanto da contento fu che sta canzoncella si innamora di me ma siendo ma do fa fa e torna nata vuota in braccia chi si innamora di me ma si è non c'è pensa e torna nata vuota ma tu chi na 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 quel disperato, muto, uniforme, grigio, ammasso di rovine e mura, franate e polvere, irriconoscibili cose, significava fino alle 19:30 di domenica uomini, donne, persone, famiglie, affetti, ricordi, pensieri, illusioni. Tutto spazzato via, cancellato. Queste sono parole di Nina Wertmüller, che io ho riportato nel penultimo capitolo di questo libro, perché poi il terremoto è sullo sfondo, il terremoto alla fine colpisce questa zona di Virpigna di cui io parlo, ma è centrale comunque la storia d'amore che ha un seguito col terremoto, così come l'amicizia. Quando prima ho parlato di amore universale, non parlavo solo dell'amore tra uomo e donna, tra donna e donna, tra uomo e uomo. Oggi l'amore è di tanti tipi, forse lo era anche prima, oggi è più lecito. Ma parlo anche dell'amore verso i propri familiari, verso gli amici, l'amore per la natura, l'amore per i luoghi. E Loredana cita due passi del libro di Siracide, dell'Antico Testamento, quando dice: l'amicizia non si può riconoscere nella prosperità, ma nell'avversità il nemico non si nasconderà. E quando poi dice: il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuor suo merita di gettarti una fossa. Avrà le lacrime agli occhi, ma se ne avrà l'occasione si sazierà del suo sangue. Sono due definizioni molto forti dell'amicizia, partendo dal nemico. Cioè io dico che cos'è l'amicizia parlando del nemico. La prima è molto forte, perché dice l'amico non si riconosce quando le cose vanno bene, ma quando vanno male i nemici ci sono sempre. E poi cita, c'è una citazione, secondo me, dell'evangelista a cui mi sento più vicino, che è Giovanni, non l'evangelista. Non fa. No, neanche Fabio, neanche Alberto, perché là, erano... là ci stanno due evangelisti. Dici, ma chi è che ha copiato? Dici, ma perché era in classe, erano due evangelisti. Dici, chi è che ha copiato? E poi alla fine, poi è chiaro, si è capito, quell'altro evangelista lui era raccomandato, quindi è normale che era. Questa c'è una sua costruzione, però insomma che sta pure a torretta, sta pure a fare, ma non è venuto perché non mi erano finiti i soldi, signori. Non tenevo io, ho chiesto pure presidente, dice bravo, 10.000 cose, ci guarda che stiamo qui i piedi pilati, visto che dai luci capiti, stai qui i piedi pilati, dice ora che capire così, perché poi mi hanno detto quelli ci stanno prete là. Dice, quello viene Don Giovanni, io non ti piace di conoscere, ma quello appena viene ti chiederà qualcosa dei capelli. Allora io tenevo 20 minuti in coppa sto prete, 20 minuti di discussione. Cioè, voi in 20 minuti così volatilizzate, perché non è venuto. Io tenevo 20 minuti da discutere di Antico e Nuovo Testamento, purtroppo non è venuto. L'ultima definizione dell'amicizia che dà Loredana è dell'esoterico Giovanni, il quarto evangelista, che rispetto ai tre sinottici, Matteo, Marco e Luca,
lavora un po' per conto suo. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo un po' diverso. quello che dice Giovanni, dice: nessuno ha un amore più grande nella vita, dare l'amicizia agli amici, dare l'amore per i propri amici, credere nei propri amici. Io credo che questa sia anche più interessante, più bella e più forte come definizione rispetto alle altre due. Perlomeno si parla di amicizia, lì si parlava di nemici, di inimicizie. Ebbene, per chiudere, la colonna sonora musicale, siamo negli anni 70, quindi Loredana, due giorni prima del terremoto, il 21 novembre, balla in una discoteca che è dietro via Fratelli Bisogni, in una traversa del tribunale, e balla con la persona amata, e gli canticchia nell'orecchio una canzone dei Dire Straits. Uscivano i Dire Straits negli anni 80 con Making Movies, il terzo disco, gli canta Romeo and Juliet, ma ci sono altri riferimenti, c'è Tunnel of Love dei Dire Straits sempre, c'è Bruce Springsteen con Born to Run e Thunder Road del 75, ci sono gli America del 71 con il loro primo disco America con I Need You, c'è James Taylor e Carole King con You Got a Friend, ci sono gli ABBA soprattutto, gli ABBA. La canzone degli ABBA che poi ripeté il successo del 76, Fernando, del 76, era The Winner Takes It All in Super Trooper, che uscì proprio nel settembre degli 80 e riportò questo gruppo al successo. Loredana, qualche giorno prima dell'avvento del sisma, lo so che vuoi andare via, non ce la fai più, devi trattenere ancora. cantò questa canzone, se la cantà, perché anche se non era l'amore che condivideva con Antonio, però non era il tema quella canzone, Loredana c'ha questa colonna sonora. Ebbene, su questa colonna sonora si struttura un poco tutto il libro, c'è sempre un richiamo alla musica. Sul far della sera raccolgo ghirlande e guardo morir ciò che non vuole. Il cuore fugge il cuore, amore fugge amore. Io vorrei lasciarvi con un ultimo pezzo, poi se ve la sentite di fare qualche domanda, e soprattutto se volete scegliere i prodotti che, cioè, io posso garantire solo sui miei libri, i prodotti che fornisce l'editore, perché cioè, obiettivamente io mica posso garantire con libri in alto dietro, non lo potete dare, signore, non mi guardate, ma ormai ci avete dato, perché dobbiamo tornare a dare i libri, non teniamo i soldi per un'altra, no, cioè, uno solo me ne posso dare, i 12 euro ci avete lasciato. Vi voglio chiudere con questa canzone, poi se volete fare domande, insomma, siamo qua. Ho sentito dire qualcuno: ma hai sposato? Cioè, io sono convinto che sta là dentro. Che orecchio figo! Guarda, io già so chi è, non lo voglio guardare, non lo già sa ciò chi è, perché io già arrivo a venire a pizzicare. Lo giuro, Carmen, ora la lanzo lì, diciamo, i primi di vita. Perché io già so, e quel signore con la... è giusto, perché da là non lo posso dire, ma sono sicuro che è quello che la maglia, è vero? Non è l'orecchio fino, tu sai. E che è l'orecchio? Non è l'orecchio, ma io sono curioso di sapere... Quelle sono antenne. Ecco. Ma io tengo la caporecchia, senza offesa, guardate. Maurizio, io sono curioso di sapere, è sposato. Il rapporto attuale di Loredana con l'autore. No, ma Loredana ci avrebbe adesso 51 anni. 51 anni, io poi sono ancora fresco, come una ricotta, là è un formaggio stagionato, senza offesa. Qualcuno piace pure stagionato. Ma l'abbiamo piazzata là, Loredana, con la possiamo piazzare pure. In un'epoca successiva. Voi siete ammaritato con la... Ci siamo ammaritati. No, se voi... Gli ha questa occasione a voi, perché quella... Voi fate... Date 60 anni. Date 60 anni la vita... No, i matrimoni, date 60 anni la vita vostra, perché voi morite a 120 anni. 60 anni. Fresca. Lasciatela andare. Questo morte. Ciao, faccio conoscere. Venite in occasione a Villa Pove, eh? Sono... Poi non mi venite a fregare perché questo un po' è mo. Chi è che dice 50? Loredana. Loredana 51, 60, quindi 51. IVA incluso, ovviamente. Io faccio ingegnere, quindi devi parlare sempre IVA.